Radio Radicale, siamo con Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, che oggi si trova qui davanti a Montecitorio insieme a tanti altri militanti di Rifondazione Comunista per manifestare contro le armi nucleari nell'anniversario del bombardamento di Hiroshima, che segnò di fatto la fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, voi oggi che cosa chiedete? In questa manifestazione davanti alla Camera nel giorno di questo anniversario? Noi chiediamo alcune cose essenziali. La prima è che l'Italia sottoscriva il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, trattato ONU approvato nel 2017, al quale non ha aderito l'Italia, come non hanno aderito tutti i paesi della NATO. Noi riteniamo invece che sia fondamentale che l'Italia aderisca, essendoci scritto sulla nostra Costituzione, all'articolo 11, che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. In secondo luogo chiediamo che l'Italia dica no alle bombe nucleari che già sono in Italia, ad Aviano e Ghedi. Infatti apriremo analogo striscione oggi pomeriggio davanti a queste basi. Chiediamo inoltre che l'Italia esca dal programma nuclear sharing della NATO, che prevede in questo momento che i nostri aviatori militari, quelli dei Tornado per fare un esempio, fanno programmi di addestramento per fare bombardamenti con armi nucleari. E in terzo luogo chiediamo che l'Italia interrompa l'acquisto di armi, di aerei come gli F-35, che sono fatti apposta per utilizzare armi nucleari. Chiediamo che l'Italia renda finalmente pubblici gli accordi segreti del 1954 rispetto alle basi militari USA in Italia. E concludendo, chiediamo quindi che il nostro paese cominci una politica di pace, unendosi alle tante nazioni che hanno già sottoscritto il trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Concludo con una considerazione, cioè una grande rimozione. Noi abbiamo tutti i media e la politica concentrati sulle barche e gommoni che arrivano dall'Africa, invece di ragionare sul fatto che adesso arriveranno dalla Germania gli aerei degli Stati Uniti che delocalizzano e le bombe nucleari dalla Turchia. Forse non è il caso che cominciamo, come diceva Pertini, a svuotare gli arsenali e a riempire i granai, che questo enorme spreco di denaro per le spese militari è già questo un crimine e una minaccia per l'umanità. Ed è per questo che vogliamo rompere il silenzio sulla questione atomica. Senti, c'è una corrente di pensiero che dice che l'esplosione della bomba atomica a Hiroshima ha avviato quella che si chiama la strategia della dissuasione. Se non ci fossero state l'esplosione delle bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki, non ci sarebbe stato l'equilibrio del terrore che ha evitato scontri tra i paesi più industrializzati, guerre. Allora, volevo sapere che cosa ne pensi di questa tesi, citando per esempio la crisi di Cuba del 62 e tanti altri momenti di grande tensione tra Europa, Stati Uniti e Unione Sovietica. Ma che è una tesi che è molto eurocentrica, riguarda molto i paesi più ricchi del nord del mondo, ma non dimentichiamoci che noi siamo in una guerra globale permanente, di cui una delle conseguenze è tra l'altro il fatto che ci sono movimenti migratori enormi da tutte le aree che sono state destabilizzate da guerre senza l'utilizzo dell'arma nucleare. Basti pensare che ancora oggi tutto il Medio Oriente e il Mediterraneo sono destabilizzati dalle conseguenze della guerra del Golfo oramai del 2003. E io dico un'altra cosa, ma non è che se prima o poi scoppia la guerra atomica
non avremo poi modo di fare questo dibattito. Il fatto che non sia scoppiata finora non significa che non possa accadere, e forse stiamo rimuovendo troppo il problema. L'altro giorno un grande giornalista, inviato di guerra, uno che analizza sempre le questioni internazionali come John Pilger, ha scritto un articolo molto inquietante, si intitola "Un altro Hiroshima è possibile se non la fermiamo ora", e citava il fatto che noi stiamo andando sempre più verso una fase di confronto tra le potenze occidentali e la Cina, una nuova guerra fredda. Ebbene, credo che il disarmo nucleare sia una delle condizioni per evitare che qualche apprendista stregone si ritrovi alla guida di uno degli stati. Voglio ricordare che in questo momento il più potente paese sul piano militare del mondo, gli Stati Uniti d'America, sono guidati da un uomo come Trump. Evitiamo che in futuro ci siano rischi, perché dalla bomba atomica non se ne esce. Adesso noi parliamo di Beirut in questi giorni, ma voglio ricordare che ci sono bombe all'idrogeno che hanno la possibilità di fare 20 milioni di morti. La tragedia di Beirut al confronto è una barzelletta, noi non ne parliamo, è come se tutto questo non esistesse. Senti, vuoi mandare un saluto ai deputati del Movimento 5 Stelle che si sono presentati qui con un programma di disarmo, di rinuncia a dei programmi di armamento, e che poi alla fine hanno piazzato anche delle fregate all'Egitto, che è un paese che, diciamo, non proprio democratico, su quale c'è un contenzioso aperto. Allora, se dovessi avere di fronte Di Maio, che cosa gli diresti? Io direi a Di Maio che il Movimento 5 Stelle in politica estera si sta rimangiando i suoi impegni, e a Di Maio, come a quelli del centro-sinistra che quando erano più giovani manifestavano per la pace insieme a noi, gli inviterei ad avere un po' di coraggio, perché corrisponde all'interesse nazionale dell'Italia che l'Italia faccia una politica di pace del Mediterraneo e che sia un punto di riferimento per la pace e per il disarmo. Questo significa anche di smetterla di vendere le armi a regimi dittatoriali e a quelli che sono in guerra, perché questo è contro lo spirito della nostra Costituzione repubblicana. Insomma, bisogna la fermezza al posto di averla verso i disgraziati che arrivano dal mare, sarebbe il caso di cominciarla a avere verso gli Stati Uniti d'America. Bene, io ti ringrazio, allora buona manifestazione, ringrazio il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che è qui davanti Montecitorio per manifestare a 75 anni dall'esplosione della bomba atomica di Hiroshima, grazie.